e 20.000 tonnellate di rifiuti saranno trasferite da Roma a Bracciano, nella cittadina, nei pressi della capitale. Si teme dunque la nascita di una nuova Malagrotta. Matteo Parlato. Questa è la discarica di Cupinoro. Sopra questa collina arriveranno le 20.000 tonnellate provenienti da Roma, da Ciampino, lo Stato del Vaticano, da Fiumicino. E la differenza sarà che non sarà di questo tipo di pattume, perché sarà un'immondizia diversa. Tecnicamente viene chiamata 19-12-12, che significa che è immondizia pretrattata, già triturata e già, diciamo, asciugata, non ha più liquidi, non può rilasciare nient'altro, e verrà direttamente messa là sopra, seppellita sopra questa collina. Siamo molto preoccupati perché 20.000 tonnellate, con il fatto che questa cosa verrà rinnovato di 3 mesi in 3 mesi, vanno a coincidere con 1.200.000 metri cubi che il sindaco aveva offerto alla Polverini un paio d'anni fa. Il timore dei braccianesi è che la loro discarica diventi la nuova Malagrotta, ipotesi smentita dal sindaco di Bracciano. Una tantum, lotto unico, entreranno queste 20.000 tonnellate di rifiuto trattato, che se vogliamo è sicuramente, voglio dire, è sicuramente non nobile, però è meglio del rifiuto che va indifferenziato. Il vero problema è il rifiuto indifferenziato. Poi è chiaro che viene posto da varie associazioni il fatto che il rifiuto proviene da una grande città che non si è attrezzata e che dovrà risolvere i problemi del territorio, della propria città. Noi non saremo né diventeremo mai il luogo dove portare tutti i rifiuti di Roma. La Malagrotta, come si dice, diventerà Bracciano. È assolutamente impensabile una cosa del genere.